Che soluzione, bro? Che soluzione? Comprare un nuovo PC. Vuoi che io ti compri un nuovo computer, Ray? Lì. Mi hai preso in giro, Ray! Tutto il tempo. No! Siamo nel periodo natalizio ed è arrivato il momento di fare un po' di regali di Natale. Ragazzi, sto per andare a mettere in lobby pubblica e sto per regalare tantissimi V-Bucks. Iniziamo con quelli che abbiamo, che ne abbiamo ben 5.550. Ma prima di iniziare, mi raccomando, negozio oggetti. Supporta un creatore. Ok, ok, la smetto, non ho più un supporto a un creatore. Grazie Epic Games. Siamo pronti per andare a mettere lobby pubblica. Let's go, 3, 2, 1. Vediamo chi sarà il primo a entrare. Andiamo a mettere pubblico e attendiamo che entri un mio fan, ragazzi. Ray, Ray, Ray. Oh, Ray, ma sei tu? Ray. Bro, bro, di nuovo, ma che succede? Perché stai piangendo di nuovo? No, lascia stare. Ray, 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 ma bro, sei il ragazzo dell'altra volta, il ragazzo povero. Sì, bro, è successo un casino. Che è successo? Stai calmo. Allora, facciamo così, Ray, stai calmo. Entriamo in un attimo in partita e cerchiamo. Spiegami come l'altra volta, che io lo sai, posso aiutarti, bro. Ma è successo un qualcosa di ancora più grave. No, no, tranquillo, però, cioè, più o meno. Però non riuscirò a giocare bene. No, non prendermi in giro, non prendermi in giro, Ray. Metti pronto e spiegami tutto. Allora, Ray, spiegami che cosa succede, bro. E perché stai piangendo? No. Allora, Crazy, praticamente... No, non so se dirtelo perché... No, 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 Ray, ascolta, 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 ascolta. Noi siamo una famiglia, io e i miei fan. Siamo tutti una famiglia, ok, bro? Noi siamo la Mad Family. E quando possiamo ci dobbiamo aiutare tra di noi. È molto importante, bro. È una regola fondamentale del nostro canale YouTube. Quindi dimmi che cosa succede. Dimmelo, bro. Lo so, bro, infatti un sacco di fan mi stanno aiutando, però non è quello che è successo, è un casino più grave. Ma bro, ma io, ok, mi stai piangendo veramente troppo. Bro, asciugati quelle lacrime e dimmi che sta succedendo, quanto grave, quanto grave. Allora, io praticamente ieri volevo comunque giocare a Fortnite e il mio PC si è rotto, non so cosa si è rotto, qualcosa, quindi ho chiesto a mia madre e ha detto che non poteva comprarmi un altro e quindi forse non giocherò più a Fortnite perché è successo tutto un casino. Aspetta, 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 aspetta un attimo. Allora, calmo un attimo. Tu praticamente ti sei rotto il computer, ti sei rotto un pezzo del computer o tutto il computer? Penso metà, perché mi funziona, però mi lagga troppo. Metà? Ok. E perché tua mamma non può comprartelo? Però è come se mi si è rotto tutto. C'ho solo lo schermo. Non può comprarmelo. Perché? Perché non può comprartelo? Perché ormai hanno perso tutti i lavori. Hanno perso tutti e due il lavoro, anche tua madre, bro. Mi ricordo che tua madre l'aveva il lavoro, cavolo. Ah, questo è un bel problema. Bro, io come potrei aiutarti, dimmi. C'è una soluzione, ma non penso che puoi. Che soluzione, bro? Che soluzione? Dimmi. Comprarmi un nuovo PC. Aspetta, aspetta. Vuoi che io ti compri un nuovo computer, Ray? Sì. Un attimo, sto arrivando. Ragazzi, mi sono mutato un attimo. A me sembra che Ray se ne stia approfittando un pochino, raga. Vuole un nuovo computer da me? Cioè, non lo so, raga. Ma poi, come fa ad avere questa skin? A quanto pare, tantissimi fan gli hanno regalato delle skin, non lo so. A quello che mi ha detto lui, sono stati molto gentili, mi ha detto. Però, raga, a me sembra che se ne stia approfittando un po' troppo, Non vorrei che se ne stesse approfittando e che ci stesse prendendo in giro. Dobbiamo stare attenti, questa qui è una, non lo so, è una cosa veramente molto inaccettabile, ragazzi. E non deve assolutamente succedere. Gli abbiamo regalato account col Cavaliere Nero, gli abbiamo regalato tantissime cose. Adesso mi sta venendo a cedere un PC, raga. Dovrei documentarmi con i miei amici e vedere se qualcuno di loro lo conosce. Foxy, Foxy, mi stai sentendo? Ti ho chiamato da Discord. Bro, mi senti? Ok, sì, io ti sento, tu mi senti un attimo che qui sto fightando e è più difficile del previsto. Sento una voce da scemo. Ah no, Crazy, sei tu. Ma come ti permetti a chiamarmi scemo? Ma qua non c'è... Ascolta, ascolta, non ti ho chiamato per litigare, ti ho chiamato per dirmi una cosa fondamentale. Conosci un certo Ray, no? Quello che praticamente è il povero ragazzo. È povero, Foxy, è povero. Che cosa?
Sì, sì, dice che è povero quello là. Aspetta, ti ha detto che è povero? Ma che cosa stai dicendo? Ma sei ricchissimo. Come è ricchissimo? Ascolta, Foxy, io mi sono mutato attualmente. Lui non mi sei. Sono in chiamata con lui. Mi ha appena chiesto un computer. Vuole che gli regali un computer. Ma io dove li vado a prendere i soldi per un computer? Ma io lo conosco. Mi è successo prima. Conosciuto a un computer da 5.000 euro. Grazie. Cosa? Ma mi ha detto che i suoi genitori hanno perso il lavoro. Che cavolo dici? Stai scherzando, Foxy? Ma non sto scherzando. Ma aspetta. Ma va bene, ok. Dobbiamo indagare di più. Devo indagare di più. Grazie mille, Foxy. Sei un amico. Vabbè. Veramente grazie. Ciao, ciao, ciao. Crazy, mi sta laggando troppo. Andiamo in creative. Ti sta laggando troppo? Sì, bro, non ti preoccupare. Andiamo in creative. Ragazzi, questo qui mi sta prendendo veramente in giro, come dice Foxy. Oppure Foxy si sbaglia. Dobbiamo indagare di più. Dobbiamo scoprire nei suoi lati segreti. Ma come faccio? Come faccio? Ragazzi, è arrivato il momento di dirglielo. Stiamo zitti perché sono veramente nervoso. Se Ray mi ha preso in giro, esco fuori di testa. Mi smuto. Ray! Ray! Ray, ascolta, ti devo dire una... No, no, non piangere, Ray. Non piangere, Ray. Non piangere, Ray. Perché tu mi hai preso in giro, Ray. Tu mi hai preso in giro, Ray. No, ho parlato con una persona che conosci molto bene. Non ti dirò il nome di quella persona. Ray, tu non sei povero. Crazy, ma cosa stai dicendo? Ray, tu mi hai detto delle cavolate per farti regalare delle cose, Ray. Ma Crazy, perché stai dicendo questo adesso? Ray, non fare il finto tonto, Ray. Io ti ho dato un account col Cavaliere Nero. Ti ho regalato il pass battaglia. Altre skin. Tutti noi ti abbiamo creduto, Ray. E tu ci hai preso in giro. Non so, ma io non ti ho preso in giro. Cioè io Ray, Ray, non piangere più per finta. Tu non sei povero. Mi ha detto Foxy che stai bene. No, non sei forse ricchissimo, ma stai bene. Chi è questo Foxy? Ma non lo conosco nemmeno. Crazy, ma cos'è che stai dicendo? Nessuno, nessuno. Ascoltami, ascoltami. Fai il serio, Ray. Tu mi hai preso in giro. Dimmi la verità, Ray. Dimmi la verità, Ray. Crazy, vuoi vedere anche la mia mappa in creative? Che mi lagga troppo e non posso Ray, non dirmi cavolate, Ray. Non dirmi cavolate. Dimmi la verità, Ray. Mi hai preso in giro, sì o no? Tu non hai fatto nulla. Tu non hai fatto nulla. Ti ho regalato il Cavaliere Nero. Ti ho dato tutto. E tu mi hai ringraziato, Ray. E ora mi chiedi anche un computer. Perché mi serve? Che si laggo troppo. Te l'ho detto che era più possibile. Va bene, un attimo, sto arrivando, vado in bagno. Ragazzi, avete notato quello che ho? Quello che ho notato anch'io? Ragazzi, i segreti di Ray. C'è una mappa in creativa nel suo account che si chiama I segreti di Ray. Ragazzi, forse riusciremo a scoprire tutta la verità. Proviamo a intrufolarci senza che lui lo veda. Ok, stiamo calmi. Forse non ti sei accorto che sono entrato. Zitti un attimo. Siamo zitti. Sì, ma dove siamo? Siamo in una mappa creative fatta da lui, raga. E perché questa mappa si chiama I segreti di Ray? Forse lui, come tante altre persone, nasconde i suoi segreti qui su Fortnite. Ok, dobbiamo cercare e controllare tutte le case possibili. Ok, ragazzi, Ray è entrato in un'isola di 1v1. Perfetto, perfetto. Ho controllato tutte queste 4 case. Non c'è niente. Sono case fatte appunto da lui, ma non c'è niente. Mi mancano gli ultimi 2 edifici. Questo qui è quello. E quello centrale non penso nasconda qualcosa. Crazy, mi senti? Mi sta chiamando, ragazzi. Speriamo Crazy. Solo non si sia accorto. Speriamo non si sia Crazy. Accorto che sono nella sua isola. Devo stare molto attento. Cavolo, questo è un problema. Da qui non si può entrare. Aspetta, vedo una porta di là. Forse è qui che nasconde i suoi segreti. Forse abbiamo trovato il castello Crazy. Dove lui... Ancora mi sta chiamando, ragazzi. Devo fare molto in fretta. Questa è una missione contro il tempo se vogliamo scoprire la verità. Non mi sembra di vedere nulla da qui. Non mi sembra di vedere nulla. Nulla. Cambiamo. Andiamo in quel palazzo di ghiaccio, sperando ci sia qualcosa. L'abbiamo trovata, ragazzi. Stanza dei segreti. È perfetto. È perfetto. Forse qui ci sono dei segreti nascosti. Ok, qua ancora non mi sembra di vedere nulla. Qua vedo delle scritte. Ragazzi, ci sono delle scritte. Perfetto. 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 Io non volevo prendere in giro Crazy. Mi faceva davvero pena. Lo sapevo. Lo sapevo. Mi ha preso in giro. No, no, no. Mi smuto. Ray, sono nella Crazy. Tua isola. L'isola, la stanza dei segreti. No, Crazy, non entrare. Crazy, ma perché sei entrato lì? Mi hai preso in giro, Ray. Tutto il tempo. No, Crazy, tutto il tempo. Tutto il tempo. Mi hai preso in giro. Mi hai preso in giro. Io non ci posso credere. Crazy, ti posso spiegare? Che mi devi spiegare?
spiegare, Ray? Che mi devi spiegare? Io ti ho regalato le skin, ti ho regalato l'account e tu mi ripaghi così. Mi ripaghi Crazy, così. Io che non dovevo dirtelo perché se te lo dico. No, ma Ray, ancora piangi per finta. Ragazzi, Ray, io sai che ti dico, ti muto. No, Crazy, voglio... fermo, mi devi ascoltare. Vuoi sapere? Che okay. vuoi sapere? Ho smesso di piangere. Adesso faccio il serio. Falso, Ray! Mi hai preso! Devi ascoltare, Crazy. Io non l'ho fatto. Cioè, io sì, non è stata colpa mia, capiscimi? Senti, stai zitto! Bene, adesso che l'abbiamo mutato, abbiamo poco tempo prima che lui ci butti fuori. Che c'è scritto qua? Iniziamo da qui. Lei mi ha costretto. Ma lei chi, raga? L'ho fatto per una buona causa. È colpa di Jasmine. Io non volevo prendere in giro Crazy, però lui mi faceva davvero pena. È entrato, forse sta entrando da noi. Mi ha costretto, le ho dato 200 euro di skin, ma ancora continua. Scusate Mad Family, è colpa di Jasmine. Ma chi è Jasmine? Che sta succedendo? Non ci sto capendo più nulla.